Salve a tutti e benvenuti nell'undicesimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K a 60 fps su PC. Nello scorso episodio ci eravamo finalmente riuniti con Q, l'abbiamo trovata nel Bosco Silente, ed ora dobbiamo solamente uscire. Quindi andiamo, cavalchiamo le correnti d'aria e stiamo attenti a quei mostriciattoli esplosivi. Eccoci qua. Come vi ho fatto vedere nello scorso episodio, i mucchi di foglie nascondono dei tesori, quindi sfruttateli. E io prendo anche quello. Là abbiamo visto una chiave di volta, ma ci arriveremo dall'alto. Ecco qua. Qui infatti c'è un passaggio segreto in cui prenderne una. E qui abbiamo un altro key. Brilla forte, spirito. Disturba il silenzio. Follia. Ella ascolta, vede, e tu sì, sei facilmente visibile. Obbediamo al silenzio. Coloro che si ribellano, ah, resteranno qui per sempre. E infatti abbiamo visto un sacco di creature pietrificate nel Bosco Silente. Purtroppo non c'è una reale punizione di gameplay se noi facciamo rumore, per esempio, andando su queste campane. Sentite? Non accade niente in realtà. Qui però abbiamo un blob da attirare verso il basso. Ecco, e da mandare contro. No, 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 no. Vai contro. Vai di là, bravo. Vai contro. Lì, esattamente. Così da poter passare. Noi però nel frattempo andiamo a prendere anche questa chiave di volta. E facciamo il giro da sotto. Ora non abbiamo più la corrente di vento, quindi bisogna stare attenti. E ecco qua, planiamo e atterriamo qui. Altra chiave di volta presa. E torniamo indietro. Tu guarda, dammi un altro po' di esperienza, grazie. Lei custodiva il silenzio. Infatti il key è sparito appena l'ha vista arrivare. È scappato. Ne manca una. Una che possiamo trovare qui. Tra l'altro quanto è bello a livello di design quel mostro che abbiamo visto. Sappiamo anche che si chiama Stridula. Ce l'avevano detto nei primi episodi, non mi ricordo chi di preciso, però ce l'avevano detto. Altra esperienza. E forse riusciamo a prendere anche quella là. Forse con un momentum più favorevole, sì. Quasi, quasi, dai, riproviamoci. Vai, è nostro. Perfetto. Qua bisogna distruggere quello e stare attenti a non farsi schiacciare dalla testa scheletrica. Abbiamo fatto rumore, abbiamo attirato Stridula. Bisogna stare attenti. Qui abbiamo un passaggio segreto. Ecco dove si è nascosto il key. Il silenzio, sì. Ha sussurrato di te. Ah. Ci vuole coraggio per camminare liberamente nel suo bosco. Hai visto le pietre? Statue gelide di viaggiatori passati. Ora sono un testamento al coraggio. Sentite anche quanto è malinconica la musica qui. Vieni con me, tu. Bravo. Qui dobbiamo attivare la corrente d'aria. E qui c'è un passaggio segreto. Con un minerale dai Gorlek.
E il silenzio regnava. Lo riconoscete lui? È Ululo. Anche lui è rimasto pietrificato nella foresta. Voglio prendere quell'esperienza, quindi farò così. Aia, che botta. No. Dai. Ah, riparto da qua. Perfetto, meglio di così. Guardate la scenografia quanto è bella. Ecco, guardo la scenografia e non presto attenzione alle spine. Per proseguire qui bisogna fare così. Qui abbiamo l'inizio della gara, ma non la possiamo fare ora che siamo in groppa a Q. Esattamente. Così si può passare. Eccola lì, stridula. Non possiamo farci vedere. La strada di casa sembrava irraggiungibile. Bisogna stare attenti a non fare rumore e a non farsi vedere da lei. Qui purtroppo però se si vuole passare un po' di rumore bisogna farlo. Mi sa che ci ha visti. Abbiamo un posto per salvare, però. Che bella l'animazione in cui salgono tutte e due. Proseguiamo. Vediamo se di qua si può andare. No, qui è bloccato. Quindi possiamo andare solo a destra. Ok, dovremmo essere usciti dal bosco. Abbiamo anche ritrovato la piuma. Thank you.
Fëanor, sono Mornewar. Nimonoware, Guarapo. Slina. Da sol fusa mir so rofa cuor o che sono fuor desir Hai acquisito la piuma di Kuro. Mentre sei in volo, premi RT per planare liberamente o cavalcare le correnti di vento. Ori and the Will of the Wisps. Inizia ora. Tecnicamente. Abbiamo quattro missioni diverse. No, così è troppo. Quattro missioni diverse. Abbiamo gli occhi della foresta nel buio della caverna di legno marcio. Abbiamo il cuore della foresta, sotto le sabbie mobili, della terra dei Gorlek, i deserti ventosi. La memoria della foresta, sulla vetta più alta della vetta di Baur. Ed infine, la forza della foresta, sperduta nei laghi di Luma. Dovremmo andarli a prendere tutti. Potremmo scegliere l'ordine che vogliamo. E la nostra Q rimarrà qui, dormiente, fino al nostro ritorno. Noi Moki siamo tristi perché Stridula ha ferito il piccolo gufo. Siamo tristi anche perché Quolok se n'è andato. Non siamo tristi perché stai provando ad aiutarci, ma siamo preoccupati. Che teneri, Moki. La voce della foresta, il nostro spirito ha abbellito questo posto con tutti questi fiori bianchi, ma non può ovviamente riportarla non proprio in vita perché tecnicamente non è del tutto morta, ma è come se non fosse in una sorta di coma. Detto ciò, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!